Emanuela De Nicolis, sindaco di San Salvo, una grande emozione l'arrivo della tappa Teramo-San Salvo, qui è stata una grande festa. Assolutamente sì, San Salvo ha ospitato già dalle partenze, ma questa è la prima volta per un arrivo ed è stato davvero davvero molto emozionante, una grande vetrina per San Salvo e per tutta la costa dei Trabocchi. Tantissime persone, una cartolina importante, poi anche domani ci sarà un'altra tappa che riguarderà invece la città di Vasto. Sì, domani la Vasto Melfi, ancora una volta si torna a fare cadere l'attenzione su questo territorio. Devo dire che il Giro d'Italia attira su di sé tantissime attenzioni da un punto di vista internazionale, per cui davvero una vetrina importante per il nostro turismo, per lo sport. E la cosa importante che mi preme sottolineare è la risposta che ha avuto la comunità. È stato davvero un bel momento di aggregazione, hanno fatto rete tutte le associazioni, la città si è tinta di rosa, quindi un grazie immenso a tutti quelli che hanno collaborato per rendere possibile questo evento. Se vogliamo fare un bilancio di questo evento? Super positivo. Anche qua c'è uno sprint, ma comunque è una parata. Grande festa a San Salvo per l'arrivo del Giro d'Italia, ci sono anche tanti molisani. Certo, il Molise è qui ad un passo, siamo a San Salvo come se fosse il nostro paese. Bellissimo evento, giornata perfetta, tante famiglie e viva il Giro. Ecco, lei è venuto addirittura in bicicletta. Sì, così abbiamo parcheggiato a circa 4 km. Tanta affluenza e va bene tutto, tutto bellissimo. È una grande festa. Sì, sì, grande festa. Un attacco da lontano, lo scopriremo tra poco. Stefano, ricordiamo la tappa di oggi, sono partiti da Chieti, 72...